Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi parleremo nuovamente di Pokémon Go e parleremo di alcune notizie che sono uscite in questi ultimi giorni e infatti ho voluto aspettare così da raggrupparne il più possibile. Infatti una ne è uscita proprio in questi ultimi minuti mentre stiamo parlando. Allora, prima di tutto volevo parlarvi di, in ordine cronologico, delle uova Pokémon. Infatti, allora, per quanto riguarda queste uova Pokémon, sappiamo che appunto queste si schiudono non appena effettuiamo un certo numero di chilometri, ma c'è stata una grande novità per quanto riguarda le specie di Pokémon che si schiudono dalle uova. Infatti abbiamo prima di tutto i Pokémon che non possono più essere schiusi dalle uova. Infatti abbiamo Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Staryu, Ekans, Goldeen, Magnemite, Vulpix e Yanma. Allora, tra tutti questi Pokémon soltanto Yanma è di seconda generazione, mentre invece quindi tutti gli altri Pokémon di seconda generazione ancora disponibili con le uova si schiudono con le uova. Appunto loro si esprimono dicendo che effettivamente sono felici che appunto Niantic stia bilanciando il numero di Pokémon che stiano uscendo dalle uova, e infatti sono state anche introdotte delle uova che vengono definite per possibilità di schiusura del Pokémon come iper rare. Infatti abbiamo dalle uova Wobbuffet, Girafarig, Dunsparce e Shackle. Non sono Pokémon niente di che, però considerate tutti che sono tutti Pokémon che non si evolvono e quindi non è necessario appunto avere un certo numero di caramelle per farli evolvere, ma basta trovarli una sola volta e possiamo dire che già siamo contenti, visto che poi effettivamente questi po quattro Pokémon non vengono nemmeno utilizzati all'interno di palestre come Pokémon per combattimenti. Quindi si riferiscono soltanto ad un'effettiva collezione del Pokémon all'interno del Pokédex. Poi, per quanto riguarda, ci sono state altre 13 aggiunte all'interno della tabella dei Pokémon. Infatti, vabbè, le vedremo successivamente perché abbiamo la lista dei Pokémon di prima e seconda generazione aggiornata. E quindi abbiamo infatti che prima di tutto, è stata aggiunta all'interno di questa tabella la sezione rarità, perché infatti abbiamo Uncommon, Common, Rare ed Ultra Rare. Anzi, Ultra Rare ed Hyper Rare. Quindi abbiamo infatti che cosa? Partendo dall'alto, le uova da 2 km, abbiamo prima di tutto che Abra si schiude dall'uovo da 2 km, Aipom, Cleffa, Diglett, Execute, Gastly, Geodude, Igglybuff, Krabby, Machamp, Misdreavus, che è stranamente diventato ultra raro, poi Nidoran femmina, Nidoran maschio, Oddish, Pichu e attenzione, all'interno di questo tipo di uovo potreste anche trovare un Pichu Shiny, cioè dall'uovo si potrebbe anche schiudere un Pichu Shiny. Stessa cosa accade per Magikarp, dove la novità sta appunto che si può schiudere come Magikarp Shiny. Poi per quanto riguarda abbiamo anche Slowpoke, Slagma, Spinarak e Togepi. Per quanto riguarda invece le uova da 5 km, sono state effettuate alcune aggiunte. Infatti abbiamo Cicorita, Cyndaquil e Cinchou che prima si trovavano, se non sbaglio, Cyndaquil e Cicorita sicuramente nelle uova da 2, ma ora sono state portate nelle uova da 5 km. E poi abbiamo anche una nuova aggiunta nelle uova da 5 km, Gligar, che prima si trovava nelle uova da 10 km, quindi è diventato un po' più comune, infatti è anche, cioè non è proprio comune. Poi abbiamo anche Opip che si schiudeva dalle uova da 2 km e poi anche Mantine, Marill, Andor, Nautu e poi anche Pineco e successivamente poi infine Snubbull, Swinub, Teddiursa, Totodile e Vooper che appunto si schiudevano rispettivamente da uova da 5, da 2 o per quanto riguarda Mantine da 10 km o anche Pineco che si schiudeva dalle uova da 10 km. Quindi abbiamo effettivamente un aumento o una riduzione di chilometri necessari per poter schiudere quel determinato Pokémon. Poi passando invece alle uova da 10 km abbiamo anche che
Oltre ai soliti Pokémon che c'erano, c'è stata effettuata una nuova aggiunta, dove appunto Porygon rappresenta la nuova aggiunta ed è anche un ultra raro. E quindi abbiamo che questi tipi di Pokémon si schiudono dai tipi di uova da 10 km, anche se comunque io Porygon l'ho ricevuto prima di questo riarrangiamento, quindi Porygon non è effettivamente un'aggiunta di questo periodo, ma è stato aggiunto precedentemente nelle uova da 10 km. Infatti è stato il primo Porygon che ho schiuso e fortunatamente, anche se dovrebbe essere molto raro, appunto non ho avuto problemi nella chiusura. Successivamente poi abbiamo che altra notizia è quella relativa ai abbiamo sì messaggi di codice di errore, però non ci interessa più di tanto. Abbiamo infatti che alcuni inviti per i raid EX sono stati spediti. Infatti il primo tipo di raid partirà il 7 settembre e durerà per 2 ore, e quindi sicuramente, molto probabilmente, il Pokémon che si andrà a combattere con questo tipo di evento di Battaglia Raid EX sarà Mewtwo, perché infatti con la successiva notizia appunto capiremo il perché. Poi appunto ci sono conferme che appunto questo raid partirà sia in Giappone che in America, ma non ci sono per esempio in vicino Washington, e non abbiamo però altre notizie al momento. Sappiamo soltanto che ci apparirà una schermata di questo tipo, dove probabilmente la parte di dietro rappresenta un Pokéstop, rappresenta l'immagine della palestra dove si svilupperà questo tipo di evento, e abbiamo infatti il giorno e la data di inizio e di fine dell'evento, e poi possiamo anche per esempio avere le direzioni, quindi rispetto a questo tipo di evento che si schiuderà appunto alle 6 del 7 settembre. Abbiamo poi anche un ride pass esclusivo, che tramite i leak precedenti avevamo già visto che questo tipo di ride pass era di tipo nero, infatti è di tipo nero e quindi ufficialmente confermato. E poi anche abbiamo che l'evento, è stato invitato all'esclusivo evento, e questo è l'esclusive ride pass, quello nero. E poi una nota in piccolo sotto è perché l'evento è soltanto tramite invito, quindi probabilmente, cioè sicuramente, non c'è un codice che si deve inserire, ma si deve ricevere l'invito. Quindi la teoria che avevamo formulato, che appunto il codice dovesse essere inviato un codice per la partecipazione, no, ma viene inviato un ride pass esclusivo. Infatti questa è l'immagine della palestra Pokémon in cui abbiamo il ride pass esclusivo, che appunto è come se fosse già utilizzato per quel giorno. Però possiamo notare come questo ragazzo che stava giocando non abbia mai conquistato la palestra, perché infatti è 0 minuti e 0 secondi, e quindi abbia soltanto semplicemente sconfitto un ride boss all'interno della palestra in un tempo abbastanza recente. Come si vede anche qui nella borsa, il ragazzo possiede altre che 151 caramelle rare utili per far evolvere un Dratini in Dragonite, oppure anche in un Tyranitar, un altro per far evolvere in Tyranitar, sì, ora non mi viene il nome di quel Pokémon, maledizione, però comunque abbiamo la possibilità di vederlo all'interno della borsa. Successivamente poi abbiamo anche l'immagine di uno stesso evento che partirà sempre il 7 settembre dalle 12 alle 2 in un orario diverso, e verrà effettuato tramite lo Yoyogi Park, forse in Giappone, non ho idea di dove sia. Infatti poi abbiamo anche che questo utente, oltre ad aver fornito le immagini, ha fornito anche il tipo di indicazioni relative ai raid che ha effettuato. Infatti ieri è stata la prima e ultima volta che lui abbia fatto il raid in quella località, quindi il giorno precedente della pubblicazione dell'immagine. Non si ricorda che cosa fosse, ma che tipo di raid fosse, se fosse un raid leggendario oppure un raid normale, ma ha fatto 3 raid in Bellevue ieri, quindi non si può ricordare quale fosse. Rispetto a loro non ha fatto anche altri raid, e quindi è abbastanza sicuro che appunto lui abbia effettivamente catturato
il Pokémon di cui stava facendo il raid. For those in other time zones, this notice came out over 48 hours in advance. Quindi, appunto, per chi abita in altre zone di tempo diverse, fusi orari, la notizia è arrivata a oltre 48 ore in anticipo. Il pass è comparso durante il normale gioco, quindi puoi vederlo attraverso il click sul pass nella borsa degli accessori, degli strumenti. E poi viene anche mostrato all'interno del diario. L'ultimo raid che ha fatto prima di questo invito è stato 10-15 minuti prima. E Raikyu, il raid di Raikyu è quello che ha fatto, che ha anche catturato. E lui ha anche fatto circa 40, ha vinto 40 raid e non si ricorda a molti tutti i leggendari che ha catturato, ma forse una ventina. Quindi abbiamo anche che il raid di invito esclusivo appunto ci dà il nome del Pokéstop e la direzione, la data e l'ora del ride e poi un'icona che ci mostra appunto che il ride pass esclusivo è stato utilizzato su quella tipo di aprire su quel tipo di palestra Pokémon. Oggi i nomi non mi vengono. Allora, per quanto riguarda poi l'ultima notizia, abbiamo anche che sono stati aggiunti all'interno del file del Game Master dati di cattura il catch rate di Mewtwo. E quindi, siccome appunto domani partiranno i primi raid esclusivi tramite cui si potrà catturare Mewtwo, ecco perché avevo detto precedentemente che è sicuro che ci sarà Mewtwo, abbiamo infatti che Mewtwo appunto ha tutte queste caratteristiche. E abbiamo infatti che il base capture rate nel codice è di 0,06, quindi espresso in percentuale è del 6%. Ovviamente possiamo vedere come successivamente al catch rate possiamo vedere che se non si utilizza nessuna bacca è del 6%, se il tiro è normale, nice, great o excellent, quindi buono, ottimo o eccellente. Abbiamo tutti i catch rate che potete vedere, quindi questo si riferisce a No Berry, Raspberry e Golden Raspberry. Potete notare anche come se si utilizza la Golden Raspberry, quindi si va alla parte finale della tabella, un tiro eccellente con Raspberry dorata e anche una palla curva vi darà la possibilità quasi sicura di cattura di Mewtwo. Che poi considerate anche che il 6%, la percentuale di cattura, è parecchio più alta rispetto a quella di Raikyu, Entei e Suicune, perché appunto hanno soltanto un catch rate di base del 2%, quindi mo è molto più facile da catturare. Considerate comunque che è un raid esclusivo, quindi è impossibile che comunque Niantic offre un raid esclusivo per poi andare a rendere le cose molto più difficili per la cattura del Pokémon. Dovrebbe in un certo modo facilitare questo tipo di cattura. Quindi se avete quindi probabilmente il tempo non sappiamo effettivamente qual è il tempo necessario affinché si possa essere invitati ad un raid esclusivo, ma quindi se abitate in una zona in cui ci sono tante palestre, come per esempio la mia, dove ci sono molte palestre molto vicine, vi consiglio di andare a fare più raid possibili. Ovviamente non sprecate poche soldi, ma effettivamente andate soltanto a utilizzare i raid pass giornalieri che avete, andando a cercare quindi di ottenere effettivamente un raid pass esclusivo per catturare Mewtwo. Quindi da questo video è tutto, ci siamo dilungati un po' troppo e ci vediamo quindi in un prossimo video. Un saluto a tutti da GC Android iOS.